thanks for joining us, guys. We'll take some questions now. Yeah, thank you. Okay, we are out of time, unfortunately, so we're going to wrap up. But thank you, everyone, for coming. Gara da non perdere, manca poco all'inizio, è davvero il momento della verità, stiamo per cominciare. Sale la febbre sulle tribune in attesa del calcio d'inizio, ancora pochi istanti e si comincia. Con me, come sempre, c'è Stefano Nava. Rimanete con noi, ovviamente, per seguire le emozioni del match. Un saluto da Piero Gipardo e Stefano Nava, pronti a raccontare le emozioni della UEFA Super Cup che mette di fronte le due regine dell'ultima stagione europea. Partita che spesso sfugge a ogni pronostico e che spesso ci ha regalato match apertissimi con tanti gol. Mi aspetto un match giocato su ritmi elevati. Sfida incrociata tra i detentori della UEFA Champions League e quelli della UEFA Europa League. Gara secca dove tutto può succedere, dove spesso e volentieri la squadra sfavorita poi può ribaltare il pronostico. Questo è lo schieramento del Manchester City. Si schierano col classico 4-3-3 con due attaccanti esterni. Piano tattico, mi sembra chiaro, puntare i difensori nell'uno contro uno per andare sul fondo e crossare in mezzo o per tagliare al centro e concludere direttamente in porta. Enjoy the game. Il City ha dato il via a questo match. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Leonel Bangioni, El Shaarawy, puntuale qui il difensore nel recupero.
Kevin De Bruyne. Ha spazio per andare. Grande numero. Fantastico. Niente da fare, il difensore recupera. Sani. Kevin De Bruyne. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Occhio al City che avanza. Scivolata, può portarsi in vantaggio. Conclusione potente ma imprecisa. Poteva fare meglio da lì, Stefano? Ha optato per la soluzione di forza. Non forse poteva piazzarla. Vediamo qui la reazione del tecnico dopo l'occasione mancata. Poteva essere il gol del vantaggio. Pallone perso. Sané. La traiettoria verso il centro. Abrabat. Martinez. Almada. Marek Hamsik. Leo Del Vangioni. Palla girata sulla corsia. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Posizione ideale. Avanza, palla al piede. El Shaarawy. Tocco di ritorno per Hamsik. Martinez. Bravi qui a bloccare tutto. De Bruyne. Sané. Continua ad avanzare. Vediamo se crossa. Tentativo impreciso del difensore. Che... portiere che sventa la conclusione senza nessuna difficoltà. Una sicurezza per tutta la difesa la sua. Eh sì, Pier. Non può concedersi distrazioni o sono guai. Può metterla in mezzo. João Cancelo. Ecco Casemiro. Il difensore risolve problemi. Grande giocata. El Shaarawy. Portiere che si allunga e sventa la minaccia. Palla verso il centro dell'area. Buono l'anticipo del difensore. Percentuali di possesso palla che si equivalgono, dato che riflette l'equilibrio visto finora in campo. Nessuna delle due squadre è riuscita ancora a prendere il sopravvento. L'impressione è che serva una giocata, un episodio per sbloccare questo 0-0. Arriva la segnalazione, sarà offside. Kevin De Bruyne. Sané. Ha spazio davanti a sé. Prova ad andare il City sulla fascia. Occhio al traversone. Difensore che interviene e libera l'area. La difesa ha spazzato ma non è finita. Saranno due minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Se l'è bevuto. El Shaarawy. Il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol. Comprensibile la loro gioia. Segnare poco prima dell'intervallo di solito rischia di tagliare le gambe agli avversari. Vedremo se sarà così anche oggi. Sicuramente potranno scendere in campo nel secondo tempo con tutto un altro spirito. Il linguaggio del corpo del tecnico non lascia molti dubbi. Non deve aver preso bene questo gol, che è come normale che sia. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0.
Si chiudono così i primi 45 minuti, risultato di 1-0. Il gol arrivato in chiusura di tempo cambierà i piani anche tattici degli allenatori per la ripresa. Stanno vincendo e questo permette loro di scendere in campo e giocare con più tranquillità. Diversa la situazione per la squadra avversaria, che dovrà assorbire la botta per il gol subito e trovare le forze per rimontare lo svantaggio. Squadra in campo di nuovo per il secondo tempo di questa finale. Hanno a disposizione ancora 45 minuti per chiudere il match e portarsi a casa la coppa. Bernardo Silva. Almada. João Cancelo. Rodrigo. Bernardo Silva. Se ne va in progressione. Occhio, cerca l'area di rigore. De Bruyne prova a calciare. Non trattiene. Occhio alla possibilità. Marek Hamsik attaccato qui. Casemiro. Spazio per il cross. Lettura efficace lungo la corsia. Martinez. Possesso palla per gli avversari. Bernardo Silva. Centra in pieno il difensore. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Si ripartirà col calcio di punizione per il City. Vuole la scossa e questa sostituzione per lui può essere. Essere utile. Non penso che andrà il tiro da lì, meglio metterla dentro per cercare una deviazione. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. La mette in area, battuto troppo sotto, senza problemi per il portiere. Ziyech. Pallone perso. C'è il vantaggio, la gioca di Citizen. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Ziyech. Hanno spazio per andare in contropiede. Martinez. Occhio al pallone filtrante. Il riflesso di Ederson, attenzione. Spazzano via il pallone. Portiere che si è guadagnato la ribalta nell'occasione precedente, sventando la rete del possibile più due con un intervento pazzesco. Ziyech. Palo che respinge il pallone che ancora in gioco. Si porta la più due con questo gol, un'immagine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la ripresa. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Un tiro al volo che non lascia scampo al portiere, un gol bellissimo. Ha cercato la soluzione calciando di prima intenzione, un grande controllo. Ne hanno preso un altro, il tecnico avrà sicuramente qualcosa da dire ai suoi ragazzi a fine partita. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0.
Sanchez, Casemiro. Ancora un quarto d'ora per l'esperanza delle due squadre. Laporte, Sterling, può andare. Occhio al cross sul primo palo. Attenzione, la palla è lì. Giocata di qualità per intercettare il pallone. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, la colpita però non era male, eh. Evidentemente sono incappati in una giornata no, prestazione ampiamente sotto la sufficienza, poche le cose da salvare. Cronometro che scorre inesorabile, missione rimonta sempre più complicata per il City, non... Pallone importante per provare a riaprire la gara, conclusione potente ma imprecisa, poteva fare meglio da lì Stefano? Ha optato per la soluzione di forza, non forse poteva piazzarla. Buona qui la lettura del difensore. Matteo, bordo campo, quanti minuti ci separano dal fischio finale? Ne sono passati 85 di minuti, ne restano altri 5 da giocare. Bene così Matteo, se dovessero emergere altri particolari ovviamente chiedici pure la linea. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Martinez. C'è la segnalazione, saranno 3 i minuti di recupero come mostra la lavagna. E secondo gli allenatori, Pier, ci possono stare questi 3 minuti. Bernardo Silva! Tiro certamente non all'altezza. E finisce qui, sono dunque campioni, vincono la finale. Hanno giocato una grandissima finale, vinto meritatamente. Ora possono esultare con i propri tifosi. I giocatori sfilano sul podio in attesa di poter mettere finalmente le mani sulla UEFA Super Cup. Sono attimi indescrivibili. La soddisfazione per aver cercato un grande traguardo e la gioia di poterlo festeggiare con i propri tifosi. Queste immagini ci raccontano un momento davvero leggendario. Un po' di emozione la trovo anch'io onestamente, Pier, bello vivere proprio da qui, è una fortuna, un privilegio. Finalmente anche loro possono lasciarsi andare, si ride, si scherza, mentre la cerimonia di premiazione prosegue nell'attesa di quello che sarà il momento clou, e non vediamo l'ora che arrivi. E adesso l'attesa per la consegna della coppa nelle mani del capitano, eccolo il momento della storia, del trofeo, la UEFA Super Cup alzata al cielo. Il City ha dato il via a questo match. Scivolata, può portarsi in vantaggio. Conclusione potente ma imprecisa. Poteva fare meglio da lì Stefano? Ha optato per la soluzione di forza. El Shaarawy! Portiere che si allunga e sventa la minaccia. Se l'è bevuto. Il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol. Comprensibile la loro gioia. Ziyech. Palo che respinge il pallone che è ancora in gioco. Si porterà più 2 con questo gol. Un margine abbastanza rassicurante. Ma che ovviamente lascia ancora qualche... Giocata di qualità per intercettare il pallone. C'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, la colpita però. Conclusione potente ma imprecisa. Poteva fare meglio da lì Stefano? Ha optato per la soluzione di... Bernardo Silva! Tiro certamente non all'altezza.
Just a moment of your time. No further question. Thanks for your time.